sacralizza mira. Ja sam velika gospa, io sono dovunque il vento spira, in mezzo a voi son venuta a dire al mondo che Dio c'è. Dite a tutti che il mio cuore arde per voi, datevi a me, totalmente a me. Son venuta a dire al mondo che Dio c'è. La risposta gioiosa che precisa l'avvenuto cambiamento della propria vita è detta da Maria Pavlovic, ragazza di Međugorje che vide per la prima volta la Madonna sul colle delle prime apparizioni, sul Podbrdo, il 25 giugno 1981. Tu hai visto la Madonna il primo giorno o il giorno dopo con il gruppo? Io sono arrivata il giorno dopo alle apparizioni. Penso di essere capitata proprio a caso, però tutto rientra nel piano di Dio, anche che io sia arrivata più tardi. È tutto Dio che dispone, tutto rientra nel suo piano. Sempre quel secondo giorno, con lei c'era anche Jacob Ciolo, che così venne anch'egli a far parte di quel gruppo di sei veggenti visibile nella foto alla parete della casa di Viska Ivankovic, la veggente che assieme a Ivan Dragicevic, a Ivanka Ivankovic e a Mirjana Dragicevic avevano avuto il loro incontro con la Vergine già il giorno precedente, il 24 giugno 1981. Nel protrarsi delle apparizioni, la Madonna promise a ognuno di rivelare loro 10 segreti. Poi indicò in Padre Pero il religioso a cui i veggenti dovranno rivelare i segreti in prossimità della loro realizzazione affinché egli li comunichi anticipatamente al mondo. Avendo ricevuto per prima Mirjana il decimo segreto il 25 dicembre 1982, in questa data terminarono per lei le apparizioni quotidiane, a distanza di circa un anno e mezzo dalla prima apparizione, anche se la prima apparizione come anniversario per la Madonna non si identifica col primo giorno, col 24 giugno, come precisa il mariologo René Laurentin. Per la Madonna questo giorno anniversario non è 24 di giugno, perché questo primo giorno avevano paura, non vedevano bene nel buio e non sono andati sul colle, la Vergine era molto lontana. Allora l'anniversario per la Madonna è il secondo giorno, quando sono venuti ad ella e che il contatto si è veramente stabilito. Interessante il modo col quale il 25 giugno i veggenti si avvicinarono alla Madonna. Ma il 25 la Madonna tirò i ragazzi su queste pietre che correvano, che nessuno li poteva seguire. E sei ragazzi avevano una sola testa. Ci divide la testa. La corsa su queste pietre, come se fossero portati su una scala mobile, fu il primo segno per tutti che la Madonna era qui. Ed inoltre, quando poi discendevano dalla collina, più volte la Madonna appariva ai veggenti quasi a favorire la familiarità con lei. E giustamente, perché Ivan, per la paura, si chiuse tutta la notte nella sua stanza e non parlò con nessuno. Oggi, per i genitori dei veggenti, è constatabile un'accettazione piena delle affermazioni dei loro figli. Effettivamente, essi hanno veduto e continuano a vedere la Madonna.
ma a questa convinzione erano pervenuti dopo giorni di perplessità, dopo gravi timori, paure, come documentato anche da occasionali riprese. Ma noi ci siamo placca là. Loro hanno creduto subito oppure hanno aspettato? Chi? La famiglia. È stata subito accolta la questione. No, dice che era disorientata, che sempre piangeva e non poteva neanche dormire. Dice perché non sapeva se è vero, se non è vero, perché questa gente, perché tutto qui. Perché prima vivevano come dei semplici, come tutti gli altri. Non allora, diventato tutto altro. Situazione di grave disagio psicologico, drammatico al punto da essere ancora vivo nella memoria nonostante il lungo tempo trascorso. Come da primo giorno, quando i veggenti hanno detto abbiamo visto la Madonna, tutti che hanno sentito come una grande bestemmia. Invano pronunciano il nome della Madonna. Invano, questo è terribile dire io vedo. Io sento, ho sentito la voce. Tutti nel villaggio sono rimasti scioccati, ma tanti dicono sì, abbiamo visto la luce, chi oggi non vedono in quel giorno hanno visto, capisci? Hanno dato testimonianza, pieni di paura, tutta la notte hanno pregato. Dopo due giorni sono ritornato. Genitori subito, quando sono a mezzogiorno arrivato, subito hanno sentito, sono venuti. Arrivati siamo rimasti nella canonica, tutti pieni di paura, piangono, distrutti, tristi, pieni dalla tristezza. Mi hanno detto, questo è terribile. Il mio figlio, io mi ricordo che ha detto la mamma di Jacob, il mio figlio dice vedo la Madonna, non posso dormire più. Ma come la Madonna? Questa è una prova, una tentazione. Veramente è Satana, io non so chi è. Ma che ho fatto male? Il mio figlio è così, ma io credo, vede, ma che cosa vede? Che vede? Che è successo con il mio figlio? È rimasto piangendo tutto pomeriggio. Anche la mamma di Vizca e degli altri. Non sapevo consolare. Non sapevo dire nessuna parola. Ho detto, ma preghiamo. In forza della raggiunta convinzione della verità del fenomeno delle apparizioni, le famiglie dei veggenti hanno allora trasformato le loro case in porte aperte sempre a tutti, in un atteggiamento di consuetudinaria disponibilità, paziente nell'accoglienza e nell'ascolto, mai venuta meno. Ed anche nell'esempio edificante e formativo della preghiera. Ora, una prima considerazione sorge spontanea. Può accadere ciò senza una forte motivazione interiore? Sulla natura di questa è illuminante il comportamento, ad esempio, ed anche la discrezione di questa donna che ama mantenere il silenzio, concedendo tutt'al più solo una breve presenza a fianco di chi ne parli al suo posto. Qui abita un veggente, Jacob, che abita qui vicino alla sua casa, ma adesso è vuota, no, è senza abitanti perché la sua mamma è morta e il suo papà, malato, vive a Sarajevo. Così è rimasto solo e vive proprio in questa casa
con la cognata stoica. La cognata è la moglie del fratello della defunta. Abita qui e mangia qui e si prepara alla scuola e fa tutto altro come gli altri ragazzi, proprio in questa casa. Tutto diviene qui. Qui anche prega, ha avuto anche le visioni proprio in questa casa. Mi pare che ho detto quasi tutto, almeno che interessa questa casa e il paese vicino. I test psicologici di un acuto sacerdote alla madre di Visca attestano inoltre la natura di donna sincera e profondamente equilibrata, ponendosi così come campione significativo di un intero ambiente parentale psicologicamente sano. È una parola anche della mamma, però. È importante la mamma. Barna è mamma. Amica? No, amica è la mamma. E poi apriate di tanto. Una, seconda, il vicino. Scegliere, più che amica. Sono umano, cosa avete chiedere alla mamma? La mamma è così, è ambiziosa, lei. Cosa le dici sua figlia? Dica le sue impressioni. Sto cercando le sue ricerche. Cosa io vivo sempre bene? Cosa dire? Non è cambiato niente con le apparizioni a Vizca. Ero mamma prima come sono mamma adesso, sempre lo stesso. Volevo domandare se sa dire tutto un piatto il nome dei suoi figli, in progressione. Можете... Ma che ne mangiamo? Imena. Sva, si, dieta. Un minuto. Da, noi dici in Germania. Mirjana, noi staria, Zdenka, Ankica, Vicka, Ante, Stipe, Frano, Mariana. Siete tutti i nomi. Quanti? Otto figli. Otto. Una, seconda, il Vicka. Cosa avete chiedere a mamma? Gli striscioni distesi al sole in terra di Calabria, a Cosenza e a Reggio Calabria il 5, 6, 7 ottobre 1984, in attesa dell'arrivo del Papa per una sua visita in questa terra piena di storici conflitti sociali e contraddizioni dolorose, evidenziano come il fenomeno Medjugorje abbia trasceso i suoi confini jugoslavi e come sia ormai sull'onda di una crescente entusiasmante popolarità, tutt'uno con una proclamata fedeltà alla Chiesa, la presunta veridicità delle apparizioni. Che si svolta al Giubileo dei Giovani nel marzo scorso. Ascoltiamo. Contraria a questo sentire dei fedeli è la determinazione del vescovo di Mostar, Monsignor Pavao Zanic, o meglio, da un certo momento, perché agli inizi delle apparizioni era favorevole ad esse, come precisa il mariologo René Laurentin. Per un vescovo avere apparizioni è cosa molto difficile. Non è una buona notizia per un vescovo di avere le apparizioni. E curiosamente Monsignor Zanich l'ha preso
prima come una buona notizia. Mi ha detto che aveva un giorno, non le direi più, non lo direbbe più adesso, ma l'ha detto che aveva pianto di gioia prima. E è vero che tutti i padri Giosuzovko dicono che in luglio era molto favorevole, forse più di loro dicono, la cassetta del suo discorso del 25 di luglio 1981, dove diceva questi ragazzi non, come, non mentono, non dicono bugie, si dice non mentono? Sì, non mentono, sono sinceri, era molto positivo e dopo con coraggio ha difeso i veggenti contro le attacche della stampa e dopo per differenti ragioni che sarebbe lungo di spiegare, ma principalmente perché era parrocchia francescana, c'era grande difficoltà tra i 80% di sacerdoti francescani e il 20% di sacerdoti secolari. Allora, nella parrocchia francescana il vescovo aveva condannato alcuni francescani, venivano a pregare la Madonna, a chiedere consiglio, tutto ha fatto un imbroglio terribile e il vescovo dopo è contro. E allora ha voluto dirlo alla parrocchia e mi diceva qualche anno fa sono un uomo crocifisso e minacciato, alcuni forse mi uccideranno, qualcosa come questo. Con queste parole, dette con quella carità tanto raccomandata dalla Madonna come doveroso atteggiamento, il mariologo René Laurentin ha fatto allusione a quanto padre Barnaba Ekic scrive riportando l'intervista rilasciatagli da padre Ioso e relativa ai primi tempi delle apparizioni, allorché si era instaurato un difficile rapporto tra lo Stato, quale governo costituito dalle personalità politiche della Bosnia-Erzegovina, e la Chiesa che aveva nel vescovo di Mostar il difensore delle apparizioni. Se i rapporti tra Stato e Chiesa, sempre precedentemente positivi e civili, chiariti gli equivoci su cui lo Stato aveva tutto il diritto di indagare, sono poi divenuti di nuovo rapporti reciprocamente armoniosi, non così si può dire per quanto riguarda il rapporto tra sacerdoti e francescani in Erzegovina, come si comprende dalle parole del vescovo di Mostar riferite nell'intervista da padre Ioso. Mi rivelò quindi un particolare interessante circa la situazione della nostra provincia rispetto alla diocesi. Soggiunse infatti: oltre che essere attaccato dalle autorità, debbo subire anche gli attacchi dei miei sacerdoti. Quando ritornai l'ultima volta da Međugorje, mi rimproverarono, chiedendomi perché mai mi fossi impegnato così apertamente in favore di Međugorje. Oltre ai miei sacerdoti, ha protestato contro di me anche la curia provinciale. Il fatto dei rimproveri dei sacerdoti dell'Erzegovina al vescovo di Mostar trovava la sua causa nel timore che il suo impegno per Međugorje rendesse più difficile la già difficile cessione a loro di alcune parrocchie che sono di spettanza francescana dai tempi dei turchi e quindi da secoli. C'è anche un intervento di Paolo VI, precedente di anni alle apparizioni, concernente questa situazione conflittuale, ripreso poi anche da Giovanni Paolo II. Ma l'intricata situazione non impediva comunque di esprimere una propria convinzione favorevole alle apparizioni, con fede privata, a chi era convinto della loro autenticità, pur sapendo che con ciò egli poteva divenire oggetto di fatti incresciosi. Eccellenza, quando lei parla di questi fatti di Međugorje, lei ubbidisce ad una chiamata interiore? Mi pare di sì, ecco, che mi pare che io ubbidisco ad una chiamata interiore, cioè che devo esprimere il mio pensiero, che io devo esprimere e vedo le difficoltà alle quali io posso ancora, che posso avere ancora. Ma io penso che devo esprimere pubblicamente, devo esprimere il mio pensiero, quello che io sinceramente sento dentro. Magari avrò, non so se avrò anche difficoltà di questo, perché alcuni che
sono della diversa opinione, possono anche un po' condannarmi. E, di fatto ho ricevuto alcune lettere dai sacerdoti diocesani di Mostar dove mi condannano, perché io devo entrare nella faccenda di questa cosa, dice si tratta di noi, non lei è fuori, ma io non sono fuori, io sono dentro, oramai è un fenomeno anche mondiale, questo fatto di Medjugorje. La complessa situazione aveva comunque determinato un dramma nel vescovo di Mostar, col sospetto di una scaltra invenzione dei francescani per una perpetuazione di potere sulle parrocchie. Io penso molto, se io sono colpevole, io merito fondo dell'inferno. Ma io non posso trapassare tutti questi, mi pare, inganni. Tutte queste rivelazioni, secondo me, sono frutto di padre Vlasic. Lui sa cosa parlare a tutto il mondo. Forse lui è un santo e io sono un maledetto, non so. Sto aspettando la grazia o segno della Madonna per credere. Così non posso credere. Situazione toccante e coinvolgente di un pastore della Chiesa che, perché tale, sa come pochi quanto il male oggi imperi nel mondo e come possa essere importante un evidente intervento del cielo. Quanto alla persona di Tomislav Vlasic, alle dure parole pronunciate dal vescovo di Mostar si contrapponevano altre di tutt'altro tono e pronunciate anch'esse da autorevoli personalità religiose e qui indirettamente riportate. A me consta che lei ha avuto una lettera del 18 dicembre del 1984 di von Baltasar in cui questi avrebbe parlato in modo elogiativo di padre Tomislav. E il contenuto di questa lettera era stato esternato da questa persona anche in altre occasioni? Sì, avevo visto Urs von Baltasar poco prima a Roma e penso che le avevo manifestato una videocassetta delle apparizioni e prima aveva avuto la visita di Tomislav Vlasic che voleva avere il consiglio di questo grande teologo, uno dei grandi teologi del secolo, molto tradizionale, e le ho chiesto a questo momento la sua impressione e mi ha detto, quel che mi ha scritto dopo, Tomislav rappresenta per me quel che è un santo, perché ha l'interiorità, la qualità di carità, eccetera. E era buono che lo dica perché aveva nemici, Tomislav, che l'hanno molto calunniato prima e dopo, calunnie. Seguendo le sue convinzioni, comunque il vescovo di Mostar faceva sentire la sua autorevole presenza. Allontanò pertanto padre Tomislav Vlasic, che era la guida spirituale dei veggenti, da Medjugorje, destinandolo alla parrocchia di Vitina, disposizione a cui padre Tomislav ubbidì. A Vitina, se interrogato, in un corretto equilibrio fra ubbidienza e libertà di coscienza, padre Tomislav riaffermava le sue positive convinzioni sulle apparizioni della Madonna, con un tono fermo ma pacato, quasi in sordina, coerentemente alla sua accettata condizione di emarginato. Il cristianesimo vuole una fioritura della persona anche se è sulla croce, anche se è trasferita qua e là. Ubbidire alle regole che ci sono, però nello stesso tempo testimoniare la verità che c'è dentro. Ma io non posso negare Medjugorje, io non posso negare quello che ho vissuto. Per me sarebbe un peccato grande se io rinunciassi alla verità la quale ho vissuto ed è entrata nel profondo della mia coscienza. Benché privati di padre Tomislav, cioè della loro guida spirituale, i veggenti continuarono comunque ad esistere come gruppo sereno e socievole.
Posso darti un bacio? Ciao. Oh, grazie. Senti. E continuarono regolarmente le loro apparizioni quotidiane. Visca poi continuò a scrivere la biografia della Madonna che la Vergine le avrebbe dettato ultimandola regolarmente nell'aprile del 1985. Il libro che ha scritto della Madonna, a chi poi può consegnarlo? Ha avuto anche il nome, l'indicazione generica, a chi può dare poi questo libro per la pubblicazione? Gospod, je sigurno kazala come treba da predaš ovu knjigu. Sì, l'ha detto. Lei ha designato la data quando potrò consegnarli. Io ho 3 quaderni. Ha precisato il nome del sacerdote. Un atteggiamento opposto a quello del vescovo di Mostar in relazione alle apparizioni è stato quello di padre Joso, il quale dapprima era perplesso, indeciso. Poi, a seguito di certi segni in risposta alla sua seria ricerca della verità, accettò le apparizioni come vere. Tu devi mostrare se è vero. Il Signore ha mostrato. La Madonna ha mostrato, il Signore ha mostrato. Dopo è semplice, è stato dire sì. Sì. Dopo è semplice credere per voi, per tutta la Chiesa. Quando è verità, quando il Signore ha firmato la presenza della Madonna, quando la Madonna ha testimoniato, questo è semplice. Adesso è semplice venire a Medjugorje e stare in questo posto. La convinzione della veridicità delle apparizioni, padre Joso la pagò con 1 anno e mezzo di carcere. I segni poi della contraria volontà del vescovo di Mostar continuarono nel tempo. Così, la statua che raffigurerebbe le sembianze, come è umanamente possibile renderle, della Madonna che apparirebbe ai veggenti, viene tolta dalla chiesa e al suo posto viene collocata un'altra statua della Vergine, che niente aveva a che fare con i messaggi che da anni la Madonna di Medjugorje comunicherebbe al mondo. Benché diversa, altra, tuttavia, passato un po' di tempo, questa statua viene poi di nuovo spostata e collocata alla destra dell'altare della chiesa, quasi in una sottolineata volontà di opposizione ad ogni possibile richiamo all'eccezionalità dei pretesi fenomeni soprannaturali localmente relativi alla Madonna, quasi a voler ridurre al massimo della sordina ed allontanare dalla considerazione dei pellegrini il dato stesso della Madonna in quanto tale. Ai veggenti inoltre veniva impedito di continuare ad avere le apparizioni nella solita cappellina in chiesa, da dove di fatto risultavano scacciati. I veggenti iniziarono allora ad avere le apparizioni quotidianamente fuori della chiesa, in canonica. Nei pressi di questa, comunque, la gente si affollava all'ora dell'apparizione per partecipare con devozione al miracoloso evento della presenza della Madonna sulla terra ed anche per poter vedere i veggenti. A causa di tutte queste vicissitudini, quali erano i sentimenti dei veggenti nei confronti del loro vescovo? Quali sono i vostri sentimenti, i tuoi, dopo che il vostro vescovo di Mostar ha fatto togliere la statua della Madonna dalla chiesa e l'ha fatta mettere nella cappellina? Ora, come ti senti tu e gli altri nei suoi confronti? Com'è il vostro stato d'animo?
Non è facile che un vescovo cacci la Madonna fuori dalla chiesa. Questo per noi è una croce e per questo bisogna pregare molto per lui. Tu perdoni al tuo vescovo dentro il tuo cuore. Bisogna perdonarci a vicenda. Che cosa provi riguardo al vescovo? L'accetti o ti ribelli? Io amo il vescovo e prego per lui. Dunque, tu lo ami come cristiano? Sì. Una volta ti saresti arrabbiato, avresti reagito a una simile situazione, invece questa volta non hai reagito. Bisogna sottomettersi, bisogna obbedire. No, non mi ribello. Lui è il mio vescovo, è il vescovo di tutti, per cui dobbiamo ascoltarlo, dobbiamo pregare per lui. Nonostante tutto questo, Dio ha un suo piano che noi non conosciamo, ma che per noi è buono, sicuramente. Dio lo realizzerà nonostante queste prove che ci ha dato. Adesso che è cambiato il luogo delle apparizioni, che cosa è cambiato per te, adesso che le apparizioni non avvengono più nella cappellina? La Madonna viene da noi lo stesso, ed unicamente questo è importante. Il resto non conta. Adesso che hanno ricollocato in chiesa la vecchia statua della Madonna che si trovava nella cappellina delle apparizioni, può dirci che cosa prova? C'è niente da dire, non cambia nulla, tanto più che la statua non corrisponde a come noi l'abbiamo descritta allo scultore. Però, siccome ha un significato, alcuni hanno desiderato che la vecchia statua ritornasse al suo posto, in chiesa, e che la nuova passasse nella cappellina delle apparizioni. Le vede questo come una prova, un segno di grazia o si ribella? Non mi ribello a questo, è un segno di grazia, di sottomissione. La Madonna svolgerà ugualmente il suo piano. Adesso è cambiato qualcosa da quando avete dovuto lasciare la cappellina delle apparizioni e passare in canonica? Ma no, non è cambiato, penso. È logico, è lo stesso. Però penso che la Madonna preferisse che si fosse nella cappellina. Ma anche lei si sottomette all'ordine del vescovo. Allora la Madonna non vuole i conflitti? La Madonna ci ha raccomandato la pace, la conversione, l'amore, non vuole conflitti. La Madonna desidera che viviamo nell'amore reciproco, è il suo messaggio. Con il tuo vescovo come ti comporti? Ti sottometti o ti ribelli? Noi, il nostro vescovo, tutti l'amiamo, tutti preghiamo per lui. Solo ci dispiace che egli non accetti i messaggi della Madonna, non accolga quello che lei ci comunica. Ma la Madonna desidera che ci sia la pace e che si accettino i suoi messaggi di pace. Da soli vediamo che questa non è piccola cosa. È venuta dal cielo la mamma. Ci dà i messaggi perché si diffonda la pace per tutti. Questo è il suo desiderio. Pur nel più che legittimo pluralismo temperamentale, la risposta dei giovani veggenti risultava comunque articolata nel comune denominatore dell'amore e del rispetto della persona umana, come l'autentico cristianesimo richiede. Col passaggio del tempo, intanto padre Tomislav Vlasic, uomo di intensa preghiera, in virtù della sua continua obbedienza al volere del vescovo, a Vitina aveva maturato un'ulteriore evoluzione spirituale, che gli aveva reso necessaria una preghiera ancora più profonda, rinnovata. La sua santità l'ha fatto molto obbediente al vescovo e adesso ha sparito durante un anno. Lo dico adesso perché penso che ha avuto l'autorizzazione dal provinciale di essere fuori, in luogo sconosciuto in Italia, per pregare soltanto, pregare, perché nei momenti duri di Medjugorje, che non si sapeva che fare, sempre pregava di più e faceva pregare di più e cercava la soluzione, la preghiera. Adesso prega solo. Il 25 luglio 1987, il vescovo di Mostar, in occasione della festa parrocchiale di San Giacomo Patrono, sempre secondo le sue convinzioni, ha ribadito il suo giudizio negativo sulle apparizioni di Medjugorje e, come riporta il teologo Laurentin, con parole di ringraziamento alla Madonna, ha parlato contro le apparizioni
radicalmente, finalmente, con molta fervore e pietà, diceva alla fine: oh Madonna, ti ringrazio perché tu hai manifestato apertamente che non sei apparsa, non sei apparsa qui, perché no, che non c'è segno, che non mai darai il segno, eccetera. Il segno di cui parlava il vescovo di Mostar è quello che, secondo i veggenti, la Madonna lascerà sulla collina delle prime apparizioni, il Podbrdo, a conferma della sua reale discesa sulla terra a Međugorje, ed anche per convertire gli atei, anche se convertirsi solo allora, secondo la Madonna, potrebbe essere ormai tardi per il bene del mondo. In merito a questo segno, avevamo intervistato Visca nel 1985. Riguardo al famoso segno sulla collina che la Madonna vuole lasciare, lei certamente sa come sarà il segno e quando sarà. Sì, la Madonna ha detto che il segno appartiene ai segreti. Lei ha detto che ci sarà all'improvviso un segno sul luogo delle apparizioni, duraturo, visibile, indistruttibile, e che tutti lo vedremo quando arriverà. È anche bello? Sì, sì. L'hanno visto tutti? Sì, sì, l'abbiamo visto tutti. Di nuovo abbiamo interrogato Visca nel maggio 1987, due mesi prima quindi dell'intervento negativo reso in pubblico dal vescovo di Mostar. Ecco il dialogo intercorso con Visca. Lei è certa che questo segno ci sarà? Sicuramente. Il vescovo di Mostar, Monsignor Pavao Zanić, è stato forse troppo precipitoso il 25 luglio 1987 con il suo parere negativo sulle apparizioni della Madonna Međugorje per non avere ancora veduto, all'inizio del settimo anno dalla prima apparizione, quel segno, visibile a tutti, permanente ed indistruttibile, che i veggenti continuano ad assicurare senz'altro un giorno esistente, all'improvviso, sull'attuale colle delle prime apparizioni per opera della Madonna? Inoltre, i veggenti fanno comprendere di conoscere anche la data, la quale implicherebbe un tempo ancora da raggiungere. Secondo lei, se lo può dire, è molto lontano il giorno in cui si verificherà questo? Non lo sa. La data del segno della collina è sempre rimasta la stessa? Per il segno è la stessa. Per un giudizio sereno sull'inatteso intervento negativo del vescovo di Mostar, Monsignor Pavao Zanić, al di là di ogni polemica sterile ed inconcludente, specie in un caso come questo in cui si tratta di contribuire ad una chiarificazione di verità, è opportuno conoscere in merito il parere del mondo ecclesiale. Ci sono state reazioni in campo ecclesiale all'intervento del vescovo di Mostar o erano contenti? Bisogna dire che nessuno era contento nell'alta gerarchia. Ne ho parlato a diversi livelli molto alti e furono come imbarazzati da questa reazione, perché il vescovo del luogo, come successore degli apostoli, era normalmente responsabile di questa cosa locale. Ma come ha fatto un giudizio negativo molto rapidamente e non bene fondato, quando l'ha presentato a Ratzinger in maggio 86, Ratzinger ha detto no, deve sciogliere la sua commissione, rimettere tutto a Roma e aspettare la soluzione. La soluzione fu di trasferire la competenza del giudizio dal vescovo locale al cardinale Quaric e alla conferenza episcopale, perché come è un fatto adesso nazionale e anche internazionale, ha creato nuova responsabilità nazionale. Così il vescovo ha niente di dire di più che un po' di più forse che gli altri vescovi di Jugoslavia. Questo è il fatto nuovo. Allora, dopo questa intervenzione del vescovo, erano imbarazzati perché la commissione nominata dal cardinale, dove non uno membro della commissione del vescovo fu ripreso, lavora nel più grande segreto, la più grande discrezione. Allora, questo giudizio, prima il giudizio, mette un imbroglio terribile. Allora hanno fatto una riunione speciale, non dei vescovi jugoslavi, ma vescovi croati soltanto.
In questa riunione, finora, quando era questione di Medjugorje, la solidarietà episcopale giocava al fondo, questi che erano un po' sfavorevoli parlavano, questi che erano favorevoli alle apparizioni dicevano niente. Stavolta, con l'esagerazione dell'intervenzione del vescovo, tutti erano contro. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Quale parere ha espresso ultimamente l'autorità ecclesiastica circa il rapporto fra i sacerdoti e i pellegrinaggi ufficiali? I sacerdoti, come lo chiede Monsignor Zanisch, non devono organizzare i pellegrinaggi, ma quando i laici organizzano pellegrinaggi, i sacerdoti devono essere qui, dice Monsignor Franisch, come conclusione di tutti i vescovi, per predicare, insegnare, celebrare la messa nella lingua di ogni paese, devono accompagnare, non c'è interdizione di celebrare la messa. Come si poteva interpretarlo dall'intervenzione del vescovo che fu stampata nel forse il più grande periodico italiano, perché Famiglia Cristiana nel tempo che conoscevo avevano 1.700.000 copie, allora ha pubblicato a grande tirage, come si dice? Tiratura. E tutti conoscono il messaggio, ecco la conclusione che è molto sapiente, sì, di libertà, perché c'è una libertà cristiana e quando può essere una tentazione per un vescovo con la sua convinzione molto onorabile di fare un po' più che l'autorità, ma nella Chiesa queste esagerazioni sono corrette. Dall'insieme, una delle belle cose, libertà e sapienza della Chiesa. Quindi non sono mai stati in realtà impediti, vietati questi pellegrinaggi a Medjugorje dall'autorità jugoslava religiosa? No, mai, perché il vescovo molte volte ha cercato a dire che erano proibiti, ma ogni volta c'era una precisione dalla conferenza episcopale, pellegrinaggi ufficiali non sono autorizzati, perché come non è ufficialmente riconosciuto, non si può essere un pellegrinaggio ufficiale, ma i pellegrinaggi privati sono fatto di libertà cristiana e nessuno può togliere la libertà cristiana di cercare la verità. Chiarificazione che ripete e ribadisce quanto, in seguito al comunicato cautelativo dei vescovi jugoslavi sui pellegrinaggi a Medjugorje, fin dal novembre del 1984 veniva precisato dal vescovo Monsignor Franić, presidente della Commissione della Dottrina per la Fede in Jugoslavia, a chi lo interrogava sul significato di quel comunicato. E non c'era una votazione neanche, è un comunicato fatto dalla segretaria. Perché hanno aggiunto quello pellegrinaggi ufficiali o ufficialmente organizzati, è chiaro che si tratta dei pellegrinaggi ufficialmente organizzati, cioè da una curia episcopale, da altri pellegrinaggi, perché se un vescovo guida un pellegrinaggio ufficialmente vuol dire che lui ufficialmente pubblicamente già approva e crede, questo non si può ancora, perché può credere con fede privata? Sì, con una fede per se stesso, anche lasciare al tempo e alla Chiesa di provare o no o meno, però non hanno proibito i pellegrinaggi come tali, ma soltanto ufficialmente organizzati, vuol dire, è chiaro che volevano dire i vescovi. E come l'animo dell'autorità religiosa jugoslava fosse in un atteggiamento di serena attesa nei confronti dello svolgersi dei fatti e quindi senza alcuna pregiudiziale di rifiuto nei confronti delle apparizioni di Medjugorje, è un buon esempio quanto telegrafato sempre nello stesso 1984, concernente un calice portato dai fedeli della Bosnia a Medjugorje per offrirlo alla Madonna che apparirebbe in questo territorio.
per questo quale ci ha fatto benedizione il nostro primo vescovo jugoslavo, Cardinal Kuharic. Questo è fatto Cardinal Kuharic, quella benedizione sulla carta. Cardinale di dove? Di Zagabria. Nei confronti della reale situazione concernente il rapporto tra l'autorità religiosa jugoslava e il fenomeno delle apparizioni a Međugorje, la stampa di quegli anni scriveva articoli e titoli per niente corrispondenti al vero. Si sbagliava o si mentiva? Nella loro inesattezza veniva implicata persino la persona del Papa. In merito al vero atteggiamento di Giovanni Paolo II nei confronti di Međugorje, riportiamo la seguente intervista. Dopo l'udienza generale, appunto del 2 aprile 1986, io ho avuto la possibilità di trovarmi in prima fila davanti al trono papale, dove appunto il Papa tiene l'udienza del mercoledì. Dopo che il Papa aveva salutato i vescovi e scendendo per salutare le persone, così mi sono trovato ad essere proprio quasi la prima persona forse in quella circostanza, anche perché altre persone mi hanno aiutato ad avvicinarmi così al Santo Padre. Ecco, quella volta, quell'occasione, io chiesi a Santo Padre, Santo Padre, non è possibile che lei un giorno o l'altro possa dare un'udienza particolare ai due padri che sono direttamente coinvolti con le apparizioni, lei sa, dei fatti di Međugorje. Ricordo bene, e sarebbe bello anche poterla ricostruire quasi con una registrazione, comunque il Santo Padre, a dire la verità, ha eluso la mia domanda. Però si è soffermato con attenzione e così si è espresso. Vede Padre, questi sono fatti molto significativi, molto importanti. C'è un rammarico in me, se glielo devo confessare, è che non vengono ancora studiati sufficientemente. Lei sa molto bene quanti aspetti sono coinvolti in questi fatti. E il Papa poi, a dire la verità, ha continuato a ripetersi in questa frase, ci sono molti aspetti e bisogna proprio studiarli a fondo. Ha cominciato ad elencare anche questi aspetti, tipo per esempio l'aspetto teologico in sé, l'aspetto ecclesiastico, l'aspetto della risonanza che questi fatti assumono e tanti altri aspetti che rendono appunto questi fatti stessi complicati. E quindi poi ha continuato a ribadire questo concetto. Io, che mi attendevo invece la risposta alla domanda che le avevo fatto, questa domanda invece non è più arrivata. E poi si rivolge ancora a me, e allora bisogna che veramente ci diamo da fare, sa, a studiare questi fatti. Non si possono lasciare così non toccati. E poi mi ha salutato con molta cordialità, ma quello che è il bello proprio di quell'incontro così sfuggevole, che non sarà durato quasi neanche un minuto, ma è stato molto importante, è questo, che il Papa poi si è allontanato, ha cominciato a salutare altre persone. Aveva fatto circa 5 metri, da che si era allontanato da me, e il Santo Padre è ritornato. E io sono rimasto un po' così, quasi scioccato, se volete. Ritorna e proprio in atto di abbracciarmi, si avvicina al mio orecchio, l'orecchio sinistro, ricordo bene, e mi dice, Padre, dica pure a tutti che io prego ogni giorno per la felice conclusione di questi fatti. Io sono rimasto veramente commosso. Ho salutato il Santo Padre e ho chiesto di benedirmi. Ma come parte della Chiesa, come giustamente sottolineato dal Concilio Ecumenico Vaticano II, oltre al mondo dei religiosi, vi è anche quello dei fedeli, più che mai fondamentale nella dinamica verità o non verità relativamente alle apparizioni della Madonna a Međugorje. Come ha reagito quindi l'insieme dei fedeli presenti alla dichiarazione pubblicamente espressa dal vescovo di Mostar, Monsignor Zanić, il 25 luglio 1987, in occasione della festività di San Giacomo, patrono della parrocchia, dichiarazione negatrice dell'autenticità delle apparizioni?
questo avrebbe potuto essere, normalmente avrebbe dovuto essere un dramma, perché i croati, ho parlato di questo con loro, non sono, non è gente paziente, sono gente incandescente, si dice? Incandescente. E quando il vescovo ha fatto atti d'autorità, lui o il predecessore a Grude, mettere un parroco non francescano in una parrocchia francescana, hanno fatto un muro sulla chiesa, il nuovo parroco non ha potuto venire e fu cacciato. E quando il vescovo ha fatto la nuova parrocchia di Mostar, che prendeva tutto il territorio dei francescani a Mostar, fu una manifestazione abbastanza dura. Qui a Medjugorje ha parlato contro la convinzione profonda di questa gente che digiuna pane e acqua ogni settimana, che va alla messa quotidiana. Questi che eravano qui erano in maggioranza gente di messa quotidiana, che pregano più di un'ora per giorno, e questo è un dono della Vergine, lo sentono come un dono, E allora diceva: tutto questo è ridicolo, è niente, questi che parlano di questo meritano il fondo dell'inferno. Per loro era duro, ma non fu una parola, un movimento, niente. Il rispetto del vescovo era il più forte, e hanno avuto ragione, perché è vero, l'ha detto il vescovo questo giorno, e diceva con ragione: io sono qui il successore dei vescovi, e ha diritto al rispetto a questo titolo, e hanno dato il rispetto anche i parrocchi. Il parrocco ha parlato, ha detto: ci ricorda di dire sempre la verità, e la nostra sola intenzione è dire solo la verità, ma non ha fatto né refutazione né contestazione, e ha preso il vescovo a pranzo di festa della grande festa della parrocchia con loro, fu molto bello. E l'altro, arrivando qui ieri, ho parlato al padre di Draga, non mi ricordo, Ivankovic, però Ivankovic è un uomo, di questi belli uomini di Medjugorje, belli croati, di equilibrio, di valore, e volevo avere la sua impressione. E perché sapevo che era molto doloroso per loro. Ho detto: mi era presente a questo sermone del vescovo 25 giugno? Dissi sì, ma senza reazione particolare. Allora, che ha pensato? Ha detto: preghiamo molto per il vescovo, niente di più, sempre il rispetto. Questo è bello, dice, questo è il miracolo di Medjugorje. Miracolo di pazienza per croati che non sono pazienti, noi anche non siamo troppo, ma croati di più. E il vescovo ha tirato una conclusione sorprendente, perché al fine ha detto: vedete, non hanno fatto manifestazione, non credono più, sono stanchi di queste apparizioni. Allora il padre Dugandzic ha scritto di no, non è questo, è veramente altro, sì.
I ragazzi, i veggenti, adesso mi pare non si riuniscono più nella canonica. Quali sono i motivi? Perché hanno avuto ancora un fatto persecutorio nei loro confronti? C'è stata una persecuzione che continua? Io non parlerei di persecuzione, questo problema della convinzione personale del vescovo, che devo rispettare come vescovo del luogo, è certo che molte volte ha dato ordini per far cessare pellegrinaggio, la credenza, la confianza, e per i sacerdoti della parrocchia è un vero martirio, perché vedono ogni giorno delle conversioni, il regno di Dio che si fa magnificamente, guarigioni, e il vescovo dice di che bisognerebbe etuffare, come si dice, soffocare queste, allora fanno come possono e sono obbedienti. Per obbedienza al vescovo, la canonica, quindi, ha cessato di essere il luogo dell'apparizione per i veggenti, i quali, dal 1 settembre dello stesso 1987, anno del pubblico intervento del vescovo Zanich contro l'autenticità delle apparizioni, entrando dalla porticina della torre di destra della chiesa parrocchiale, hanno l'incontro con la Vergine in un luogo ben appartato, che realizza bene il carattere privato dell'apparizione, luogo che i veggenti già conoscono, la cantoria, perché vi accedevano nel 1981 agli inizi delle apparizioni. È uno dei luoghi, curiosamente, dove le apparizioni hanno cominciato, quando i veggenti andavano qua e là, dove la polizia non era, quando la polizia era sempre qui. E qualche volta è arrivato in un posto un po' più ritirato della chiesa, in questo posto più ritirato che si fanno le apparizioni. L'importante è questo carattere privato, l'obbedienza al vescovo per questo cambiamento e questa privatizzazione delle apparizioni, ma e nello stesso santo con l'unione dei cuori nella preghiera liturgica, alla quale i veggenti vengono, perché uno dei problemi della parrocchia, dicevano, potremmo dire ai veggenti di venire come gli altri fedeli alla messa, e avrebbero avuto ognuno l'apparizione a ginocchio dove si trovava, perché nessuno può vietare ai veggenti di andare alla messa, e se l'ora della messa è l'ora dell'apparizione, l'apparizione succede, il vescovo non può dare ordine alla Vergine di cessare. Allora bisognava trovare una soluzione, c'è una, è discreta, è importante che rimanga discreta. Nonostante tutte le vicissitudini, i veggenti si trovano ancora in una situazione di ininterrotta libertà circa la loro vita spirituale, oltre ad essere ora oggetto di studio da parte di una commissione, la terza, rispettosa e delicata nei loro confronti, oltre che seria e sollecita nei suoi lavori. Questa nuova commissione, praticamente richiesta dal Vaticano, che ha delegato a costituirla la CEI, ossia la Conferenza Episcopale Jugoslava, ha ora a capo il vescovo ausiliare di Banja Luka, Monsignor Franjo Komarica, al posto del vescovo di Mostar, che è stato quindi sollevato dall'incarico della presidenza. Si può scorgere in ciò l'avverarsi di quanto sarebbe stato detto loro dalla Madonna, e cioè di non preoccuparsi mai, perché ella avrebbe risolto tutto in forza ed in risposta del loro costante amore? Può trasparire qui una benefica mano oggettiva? Se qui la risposta è in sospensione e comunque in un relativismo di giudizio a seconda della ideologia di chi debba esternarla, non vediamo come questo relativismo più che legittimo possa con facilità continuare ad esistere e non trasformarsi invece in un interrogativo aperto alla meditazione, allorché consideriamo la personalità di quei veggenti che per primi avrebbero veduto la Madonna e per i quali per primi, rivelato dalla Vergine un decimo segreto, sono cessate le apparizioni quotidiane. Ivanka nel 1985, il 7 maggio, Mirjana nel precedente 1982, il 25 dicembre. Il 7 maggio 1985 sono terminate per Ivanka le apparizioni. Potrebbe parlarmene in merito? Sì, devo dire prima che tutto ha cominciato il giorno prima, 6 di maggio. Questo giorno Maria e Yakov hanno avuto l'apparizione con Ivanka e si sono alzati al fine, e Ivanka vedeva sempre, erano
sorpresi, perché mai avevano visto un altro veggente in estasi, perché è molto sincronico. Puntualizzazioni che ribadiscono quanto analiticamente già dichiarato da padre Slauko Barbaric nello stesso 1985. Era qui l'ultima, la proprio qui, in questa stanza, l'ultima coi veggenti altri. Era Maria, Yakov e Ivan, con Ivanka, e questa è forse prima o unica fino adesso apparizione asincrona, cioè per Ivan, Maria e Yakov ha durato di 6 maggio l'apparizione 2 minuti e per loro è, dopo 2 minuti è andata via la Madonna, hanno detto ode, è andata. Ivanka è rimasta oltre queste due ancora 6 minuti nell'estasi. Questa era un'esperienza un po' strana anche per Maria Pavlovic, per esempio, quando ha detto io non ho mai visto uno di noi nell'estasi. Sempre era così, cominciavano insieme a pregare, insieme inginocchiavano, si inginocchiavano, insieme dicevano ode. Questo punto non era. Interrogata su ciò, a distanza di 2 anni da quell'apparizione tutta particolare, nel 1987 la veggente Maria Pavlovic dimostra di averne vivo ricordo. Mi è stato detto che nell'ultima apparizione a voi a Ivanka, voi avete terminato di avere l'apparizione prima di Ivanka, che l'avrebbe avuta ancora senza di voi. È vero questo? Sì. È successo così? Sì. Perché apparizione, siamo stati nell'apparizione stesso, solo per lui lei è durato più, per noi poco. E questo è un fenomeno che si è verificato solo quella volta? Sì, solo una volta. La eccezionalità dei tempi dell'apparizione è un elemento che dal punto di vista psicologico depone a favore del fenomeno delle apparizioni, perché se di esse fosse autore l'inconscio, non potrebbe aversi, senza un fatto, un improvviso cambiamento di comportamento decisamente automatizzato. Tanto più che vi furono all'improvviso nuovi sincronismi, dato che gli altri veggenti si ritrovarono contemporaneamente in un'anticipata fine di un'apparizione che continuava solo per Ivanka. Dopo questa apparizione asincrona del 6 maggio, Ivanka ha avuto un'ulteriore ultima apparizione quotidiana, il seguente 7 maggio, ma da sola, come preannunciatole e richiesto dalla Madonna. Allora, l'indomani alla sua casa, Ivanka ha visto, ha avuto l'apparizione molto lunga, durante un'ora, ha potuto fare le sue chieste, voleva rivedere la sua madre che è morta 2 mesi prima delle apparizioni, ha potuto abbracciarla e abbracciare anche la Madonna. In rapporto a quest'ultima apparizione ad Ivanka, vi sono altre possibili considerazioni psicologiche considerando il precedente comportamento della veggente. Un altro fatto. Quando la Madonna ha detto voglio che mi aspetti domani, da sola, aveva una intuizione, forse terminerà la Madonna. E tutto il giorno era un po' inquieta e ha visitato alcune volte la famiglia di Witzka e ha detto non so, ma forse Madonna finirà con me. E dopo l'apparizione, la quale ha durato un'ora, è venuta di nuovo in famiglia di Ivan, di Witzka, e ha pianto per lungo tempo. E Witzka ha provato di consolarla. Io l'ho visitato subito dopo, allora mattina dopo, 8 maggio. Ora, qualora fosse Ivanka con un ulteriore meccanismo compensatorio a determinare le apparizioni quotidiane e quindi la loro esistenza, come potrebbe Ivanka essere inquieta per un presentimento e addirittura piangere per la cessazione delle apparizioni se queste in realtà dipendono da lei? Ed un meccanismo compensatorio, si sa, richiede di continuare ad essere compensato e Ivanka, pertanto, avrebbe dovuto rivedere la Madonna la sera stessa del suo pianto a casa di Visca, ciò che non è successo, e ciò dopo 47 mesi di ininterrotte apparizioni quotidiane, dopo un'abitudine di 47 mesi,
Questa positiva notazione psicologica è ulteriormente avvalorata se si fa attenzione al comportamento tenuto dalla veggente posteriormente alla fine delle apparizioni quotidiane. Questi ragazzi erano nel stato propriamente felice, della felicità e della gioia e della pace durante gli incontri. E dopo aver terminato queste, per esempio, non si trova un isterismo che Ivanka va a questi luoghi dove ha visto la Madonna, non piange, non implora, lasciami di nuovo vederti, niente. È rimasta triste, ma ha accettato realtà, una cara persona si è ritirata. E per esempio io l'ho detto come, io volevo compensare una cosa, ho detto Ivanka, so che soffri adesso, vieni con gli altri veggenti qui. 3 settimane non voleva venire. Ho detto non posso, grazie. E una volta volevamo qui registrare è venuta. Non si vede quindi nessun meccanismo compensatorio in Ivanka e si registra invece un comportamento di costante accettazione della sua nuova condizione di non più veggente quotidiana. Una constatabile libertà interiore, quindi, esistita, aggiungiamo ora, considerando il contesto di tempo e di luogo, fin da quando, prima tra i veggenti, Ivanka vide la Madonna. E Ivanka, allora, non ha le apparizioni il giorno dopo, quando è morta la mamma. 2 mesi, e questo è fatto anche molto importante. Non va al sepolcro della sua mamma, va con Mirjana sulla montagna, forse anche cantare, fumare. Allora non andava a piangere. E in questo momento appare la Madonna. Nessuna attesa psicologica di un evento soprannaturale da parte di Ivanka, quindi. E ciò dall'inizio. In convergenza con la positività riscontrata in Ivanka risulta anche il comportamento di Mirjana, dopo la venuta fine anche per lei delle apparizioni giornaliere della Madonna. La veggente Mirjana ha avuto l'ultima apparizione quotidiana, 25 dicembre 1982. Era caratteristico perché Mirjana questo mi ha annunciato il 29 novembre 1982, allora 25 giorni prima di realizzarsi. Allora mi chiedeva una spiegazione dicendo la Madonna dice di finire presto con le apparizioni a me. E mi dice stai attenta alle depressioni dopo. Che cosa vuol dire? E io cercavo di spiegarglielo. Adesso tu ti trovi in un stato bellissimo e dopo quando tu ti troverai a secco, per così dire, allora tu ti troverai in una crisi. E la veggente spiega, quando ho avuto l'ultima apparizione a Natale 82, ho ascoltato quello che la Madonna mi disse di non apparire a me più quotidianamente, eccetto nei momenti difficili e per il mio compleanno. Io l'ho compreso, però non ho accolto col cuore. Il giorno dopo mi sono messa a pregare aspettando la Madonna. Pregavo, la Madonna non veniva. E mi sono messa a piangere. Così continuava diversi giorni, la Madonna non appariva. Questa crisi è durata una decina dei giorni, mi trovavo in una depressione. Per me tutto era morto, sembrava di aver perduto tutto. Il fatto di un intenso dispiacere e di un continuo desiderio di ulteriore incontro con la Vergine, contemporaneamente al fatto della mancata apparizione della Madonna, depone a favore dell'affermazione che non si tratta di proiezioni psicologiche. Sempre come significativa osservazione è da ricordare che, durante il servizio militare, Ivan, benché non più parte di un abitudinario gruppo di preghiere ed immesso in un contesto diverso da quello di Medjugorje, ha continuato ad avere le quotidiane apparizioni della Madonna, come informa la veggente Visca su specifiche domande. Vede qualche volta anche Ivan? Vede. Mm-hmm. Ivan ha ancora delle apparizioni? Le ha. Ma queste apparizioni sono esterne oppure sono interne?
penso come sempre. Cioè Ivan ha delle apparizioni come le aveva prima? Come prima. Ma le ha dove? A casa, in caserma? Dove le ha queste apparizioni? Ha le apparizioni nella casa di un suo amico, ma non so se le ha anche in caserma, non gliel'ho chiesto. Ora ciò non è spiegabile, in base a principi psicologici, in quanto un'attività legata ad un gruppo richiede sempre il gruppo per poter continuare in una stessa costante abitudinarietà, senza conoscere stanchezza. Inoltre, al suo rientro a Medjugorje, finito il periodo di servizio militare, Ivan evidenzia a chi da anni lo segue con un'attenzione protesa anche verso gli altri veggenti un equilibrio psicologico ulteriormente accresciuto. A questo straordinario equilibrio, mi dice specialmente Ivan, che era un po' prima, l'avrebbe trovato timido. Ivan spesso faceva così, faceva piccoli gesti, piccoli tic, come si dice, leggeri, ma di un gran timido. L'abbiamo avuto giusto adesso, tre quarti d'ora, una serenità, una semplicità, una facilità dell'elocuzione per questo ragazzo che ha fatto poche scuole, che non aveva doni per gli studi, magnifico equilibrio. Ma è doveroso ricordare, assieme anche a servizi televisivi esteri, cioè non jugoslavi, che fin dai primi giorni delle apparizioni, per la seria e giustamente vigile volontà dello Stato jugoslavo, la personalità di tutti i veggenti è stata oggetto di analisi di psichiatri della Jugoslavia, e precisamente il quarto giorno dall'inizio delle apparizioni a Cituk ed il sesto giorno a Mostar, ove il medico aveva il compito di esaminare i ragazzi ed internarli in un ospedale psichiatrico. Ma in ambedue gli esami i medici dovettero affermare ufficialmente che i ragazzi, oltre che validi fisicamente, erano psichicamente sani. Come è di nuovo affermato in risposta alla seguente domanda provocatoria. I ragazzi possono avere un'idea mistica di tipo delirante ed entrare in questo tipo di estasi? Questa ipotesi direi che è formalmente esclusa dalla assoluta normalità psichica dei ragazzi che sono stati esaminati, studiati, frequentati da numerosi psichiatri, fra l'altro molti per nulla preconcettualmente favorevoli, penso per esempio agli psichiatri del governo che hanno fatto i primi esami ancora nei primi giorni, ma poi anche altri psichiatri scienziati non credenti o addirittura atei, i quali hanno constatato tranquillamente come nel comportamento, nel carattere, la struttura psichica di questi ragazzi è assolutamente normale. Ci sono delle stigmate nel fobico, nello psicotico, nell'ossesso, che si esprimono indubbiamente, specialmente per uno specialista in psichiatria, si esprimono non solo nel momento eclatante dell'allucinazione psicotica, ma si esprimono in stigmate caratteriali, che sono assolutamente mancanti nei ragazzi di Medjugorje, e anche su questo punto direi che il sincronismo degli eventi è tale da escludere senz'altro un'ipotesi di questo genere. Senta, lei ha potuto avvicinare proprio personalmente anche i veggenti e vedere dal punto di vista neurologico il loro comportamento, rifletterci sopra? Io conosco personalmente i veggenti di Medjugorje, in particolare ho rapporti abbastanza stretti di conoscenza, abbastanza familiare, di amicizia con la Maria Pavlovic e con Jakov Ciolo. In questi rapporti non ho mai avuto occasione di fare un esame neurologico, non avrei neanche motivo per farlo. Ho di loro quella conoscenza che si può avere di un amico, di una persona che si frequenta anche per periodi non brevissimi. Io qualche volta mi sono intrattenuto anche 15 giorni a Medjugorje frequentando abbastanza a lungo, specialmente Maria Jakov. Devo dire la mia impressione di persone non solo assolutamente sane psichicamente, ma vorrei dire, se mi consente, qualcosa di più. Cioè io vedo nella scioltezza del loro comportamento, nella linearità anche di rapporti che hanno con le loro stesse emozioni, con questa grande massa di pellegrini che girano intorno, io vedo qualcosa addirittura di più di uno splendido equilibrio psichico, un'armonia, una mobilità psichica, come noi la chiamiamo,
che io ho constatato indubbiamente anche in altre persone prima di loro, ma che sempre era segno di un'esistenza profondamente appagata, armonica. Era segno, per esempio, di un matrimonio felicissimo, ben riuscito, di una professione molto appagante, di un impegno, un segno veramente di salute psichica. Posteriormente, dal 1986, tre diverse equipe internazionali hanno effettuato a loro volta altre analisi psichiatriche sui veggenti, redigendo conseguenti relazioni per il doveroso rispetto della loro personalità, rimaste riservate, e sul cui esito, tra le poche persone titolate a parlarne, il dottor Farina, presidente dell'ARPA, cioè dell'Associazione Regina della Pace, ha rilasciato la seguente dichiarazione. Ora, per questa mia posizione di responsabile dell'Associazione ARPA, conosco questi documenti riservati e sono autorizzato a dichiarare che le valutazioni psichiatriche dei veggenti di Medjugorje rientrano nella assoluta normalità. E cioè, nei ragazzi veggenti di Medjugorje non si evidenzia nessuna psicopatologia che possa far dubitare della attendibilità delle loro affermazioni. Quindi per la psichiatria sempre un giudizio positivo nei confronti dei veggenti, positivo nel senso letterario, non nel senso medico? Sì, effettivamente quando i ragazzi affermano di vedere e di parlare con la Madonna e di ricevere da lei dei messaggi, possiamo credere loro con fede umana. Risulta che sono state effettuate delle analisi neurofisiologiche sui veggenti di Medjugorje. Queste hanno avuto luogo, come è accaduto per le analisi psichiatriche, subito dopo le apparizioni? Sì, effettivamente sono state eseguite delle prove neurofisiologiche tenendo presente innanzitutto la reazione al dolore, ricordandosi del fatto che tutti quanti anche ricordiamo della candela che lambendo le dita della veggente di Lourdes, Bernardetta Soubirous, non dava dolore, hanno provato a effettuare delle prove o anche un po' empiriche con qualche spillone, con dei pizzicotti, per vedere la reazione al dolore. Ma via via che queste manifestazioni si dilungavano sempre più nel tempo, si è proceduto con delle tecniche sempre più sofisticate. Per esempio, si è anche verificato che durante i momenti di proiezione dei fasci di luce negli occhi di questi ragazzi, le pupille non si restringevano. E tutte queste cose iniziali hanno stimolato gli interventi nell'84 dell'equipe francese del professor Henri Joyeux e poi nel marzo e nel settembre dell'85 nostre equipe italiane con la strumentazione necessaria per evidenziare anche con i grafici i risultati neurofisiologici. Ieri sera la Madonna ti ha detto che non è necessario che ti togliessi le calze di scarpe. Questa domanda concerne la frase dettale dalla Madonna nell'estasi della sera precedente. Questo non occorreva, dato che altro momento della ormai iniziata serie delle osservazioni scientifiche, un medico le aveva fatto delle rilevazioni sul piede nudo. Ieri sera. I medici. Visca riferiva divertita a padre Tomislav le parole della Madonna, come si vede dalla ripresa. Anche Maria lo ribadiva,
e padre Tomislav lo comunicava pubblicamente. Tutto questo non era necessario. Questo precedente ci permette forse di comprendere come in altri momenti di analisi medico-scientifica su di loro i veggenti abbiano avanzato all'inizio riserve e cautele, rimettendosi ad un parere pregiudiziale della Madonna, come evidenziano le seguenti precisazioni. Quando è venuto un gruppo dei medici con padre René Laurentin, io sono stato proprio poche ore prima per andare di Ivan a casa di Ivan. Ivan dice: non posso parlare con te perché sono venuti i medici e con padre Laurentin e adesso abbiamo dato, la Madonna ha dato permesso che si può fare queste sperimentazioni soltanto perché tutto questo sarà per suo trionfo. E veggenti non potevano dare permesso a nessuno senza permesso della Madonna. Era sabato quando è venuto padre René Laurentin, ma i reggenti tutti quanti hanno detto, erano cinque presenti, hanno detto aspettate, domandiamo durante le apparizioni alla Madonna si può fare questo o no. Alla dopo l'apparizione la Madonna ha dato permesso e detta, mi ha detto Ivan, ripeto come mi ricordo, questo non bisogna fare, ma non c'è paura, tutto questo sarà per il mio trionfo. Il benestare della Vergine avrebbe permesso la prosecuzione e il completamento delle analisi neurofisiologiche espletate ripetutamente da più medici nel tempo, giungendo ad altre condotte con sofisticate apparecchiature, ultime nel tempo quelle effettuate da un'equipe medica italiana, la quale, dopo le sue precedenti analisi del 1984, con un'equipe allargata effettuava sue più approfondite e complesse analisi nel 1985. Sì, nei giorni 7, 8 e 9 settembre 1985 noi medici milanesi eravamo 10 medici di Milano accompagnati da un ingegnere elettronico per l'assistenza alla strumentazione scientifica elettronica in nostro possesso. Abbiamo potuto indagare per un totale di 171 secondi durante tre estasi gli avvenimenti di Međugorje. Erano presenti in quella occasione tre ragazzi veggenti, Maria Paolovic, Ivan Dragicevic e Jakov Ciolo. La nostra equipe si è suddivisa in tre sottogruppi durante i lavori e abbiamo potuto studiare i ragazzi sempre prima, durante e dopo i fenomeni estatici. Direi che il primo gruppo di medici guidato dal professor Maurizio Santini, neurofarmacologo dell'Università di Milano, ha studiato questi ragazzi da un punto di vista algometrico e dal punto di vista dell'estesiometria corneale, ovvero sia si è andato indagando mediante l'impiego di un algometro che è uno strumento appositamente costruito dal professor Santini, la sensibilità periferica al dolore mediante uno stimolo dolorifico termico a 50 gradi sulle estremità, alla periferia, sulla cute degli arti superiori. In questo caso voi vedete l'impiego dell'algometro a livello della superficie dorsale della mano e anche a livello della zona trigeminale sotto l'occhio. Ecco che questi primi dati confermano un dato molto interessante. Durante l'estasi si verifica un aumento della soglia dolorifica, della soglia al dolore, pari almeno al 700%.
Quindi durante l'estasi i ragazzi non percepiscono il dolore. Ancora abbiamo potuto studiare, mediante l'impiego dell'estesiometria corneale, il riflesso di ammiccamento provocato. Mediante questo particolare strumento abbiamo potuto verificare la sensibilità corneale nei ragazzi di Medjugorje, prima, durante e dopo l'estasi. Ora, noi abbiamo potuto constatare che al di fuori del momento estatico esiste nei ragazzi di Medjugorje una normale sensibilità corneale. Toccando la cornea con un peso di 5 mg, immediatamente si evoca il riflesso di chiusura della palpebra. Viceversa, durante il momento estatico, anche toccando l'occhio con un peso pari a 190 mg, non si è verificato al momento dell'ode in Jacob Ciolo la chiusura dell'occhio. Ecco, questa prima batteria di esami conferma che non esiste inganno, conferma che non può esistere la frode o la simulazione. Conclusione positiva, che converge con le conclusioni che l'équipe francese del professor Henri Joyer, premio internazionale di cancerologia, conseguiva nel 1984 e per le quali diceva di non trattarsi di sonno, né di sogno, né di epilessia, né di isterismo, né di allucinazioni nel senso medico di questa parola. E ciò a seguito di serie sperimentazioni sviluppate e integrate l'anno seguente, 1985, da quelle dell'equipe italiana dei medici milanesi. Ancora direi molto interessanti sono gli esami portati avanti all'interno della nostra equipe dal professor Marnielli, che è un neurofisiologo milanese. Il professor Marnielli ha potuto verificare che durante l'estasi si verifica una riduzione della portata vascolare periferica pari almeno al 70%. L'afflusso di sangue a livello delle dita si riduce almeno del 70%. Questo è un dato estremamente interessante che può essere paragonato con i dati dell'aumento medio della frequenza cardiaca durante l'estasi nei ragazzi veggenti e anche all'aumento dei valori pressori per quello che riguarda la pressione arteriosa rilevata al braccio. Ora, questi dati associati allo studio della pupillometria, cioè lo studio del diametro pupillare prima, durante e dopo l'estasi, questo naturalmente a condizioni invariate di luce, ecco, anche questo esame ha confermato sostanzialmente che si verifica durante l'estasi un grado di dilatazione pupillare pari al 30% rispetto ai valori basali. Ora, anche questo dato, insieme agli altri che abbiamo appena riportato, confermano il fatto che nei ragazzi di Medjugorje durante l'estasi si verifica un ipertono generalizzato del sistema nervoso ortosimpatico. Dobbiamo cioè ricordare a questo punto che il sistema nervoso ortosimpatico, così come tutto il sistema neurovegetativo, non è sotto il controllo della volontà. Ancora, l'impiego dello studio del riflesso psicogalvanometrico ha consentito di raccogliere dei dati molto interessanti. Praticamente lo studio della resistenza elettrica cutanea consente di valutare le modificazioni neuropsicologiche di un soggetto in presenza di avvenimenti che accadono intorno a lui. Anche lo schioccare delle dita modifica i tracciati psicogalvanometrici. Ora, attraverso questo studio particolare condotto dal professor Marnielli, mediante questa specie di macchina della verità,
abbiamo potuto constatare con certezza che i ragazzi di Medjugorje durante l'estasi sono come deafferentati, cioè non comunicano con l'ambiente circostante. Ovvero sia, abbiamo potuto con certezza dimostrare che questi ragazzi sono effettivamente in estasi. Si tratta di una autentica estasi. Ancora, attraverso le prove relative ai potenziali evocati acustici o oculovisivi, abbiamo potuto dimostrare l'assoluta pervietà delle vie sensitive da noi indagate per quello che riguarda la via visiva e per quello che riguarda la via acustica. Ovvero sia, questi ragazzi, studiati mediante queste particolari prove, hanno dimostrato di avere delle vie sensitive periferiche completamente aperte fino alle prime circonvoluzioni della corteccia cerebrale sensitiva, cioè quelle circonvoluzioni che noi abbiamo potuto indagare attraverso questo speciale computer che ci è stato fornito dalla ditta Amplifon. Ora direi che questi ultimi dati relativi ai potenziali evocati dimostrano contemporaneamente che i ragazzi sono perfettamente svegli, che i ragazzi non sono in ipnosi. Ancora, i ragazzi sono perfettamente normali per quello che riguarda le loro vie periferiche, nervose, relative alla sensibilità visiva ed uditiva. Ora, il fatto che i ragazzi siano perfettamente svegli, ancora, la dimostrazione che i ragazzi non sono in anestesia periferica o centrale per quello che riguarda le vie sensitive da noi indagate, insieme alla assoluta normalità psicofisica dei ragazzi al di fuori dell'estasi, contrasta palesemente con lo stato di completa analgesia in cui questi ragazzi si trovano al momento dell'estasi. Ora noi possiamo dire che da un punto di vista strettamente scientifico noi non siamo in grado di spiegare questo fenomeno a cui sono sottoposti i ragazzi di Medjugorje durante l'estasi in linea puramente naturale. Inoltre, proprio per la mentalità non preconcetta dei medici dell'equipe, desiderosi solo di registrare ciò che sarebbe risultato, agli esperimenti presenziarono sia medici jugoslavi estranei all'equipe, sia altre varie persone, anche le più improbabili. Sono stata a Medjugorje dal 6 al 12 settembre 1985. Ho avuto la possibilità di entrare nella canonica delle apparizioni quando erano presenti i medici e due veggenti, Jacob e Maria. Jacob, il primo ad essere sottoposto all'esperimento, dapprima si è rifiutato e quindi ha voluto sottoporre a questo esperimento un medico presente. Solo dopo di questo ha voluto sottoporsi lui stesso. Si è potuto constatare che Jacob, prima e dopo l'estasi, avvertiva il dolore, era sensibile, mentre durante le apparizioni non avvertiva nulla, era praticamente insensibile al dolore. Questo è successo anche per l'altra veggente? Sì, è successo anche per l'altra veggente, Maria. In merito all'equipe medica italiana, è opportuno ricordare, per comprenderne l'apertura ideologica, quanto rispose un medico invitato a partecipare agli esperimenti. Vengo in Jugoslavia per dimostrare una volta per tutte che si tratta di una farsa. I risultati degli esperimenti, invece, lo meravigliarono intensamente e gli posero grossi interrogativi sulla sua filosofia del reale.
In convergenza e come ulteriori puntualizzazioni circa le analisi sui veggenti, si pongono le precisazioni di chi, quale medico estraneo all'equipe di Medjugorje, ha effettuato una competente lettura dei risultati scientifici dall'ambito della propria specializzazione. Dottore, come esperto neurologo, qual è il suo giudizio sui veggenti di Medjugorje in base agli studi effettuati su di loro a mezzo di tracciati elettroencefalografici? Bene, io ho potuto vedere questi tracciati elettroencefalografici registrati prima, durante e dopo il fenomeno estatico, e dall'analisi di questi tracciati si può dire che indubbiamente avviene qualche cosa nel loro stato di coscienza, e l'espressione elettroencefalografica di questo fenomeno consiste in una reazione, come noi chiamiamo, di sincronizzazione, ovvero c'è un passaggio da un ritmo beta a un ritmo alfa. Vale la pena precisare come il ritmo beta è un ritmo di veglia e di veglia attenta, è il ritmo tipico della persona che sta osservando qualche cosa o che focalizza la propria attenzione su qualche oggetto, quindi un ritmo di veglia appunto attenta. Il ritmo alfa invece è un ritmo di veglia rilassata e si traduce in una serie di onde di maggiore ampiezza e di minore frequenza. È come se i miliardi di neuroni della corteccia cerebrale scaricassero allora in maniera più sincrona, più coordinata, un ritmo di veglia appunto rilassata, una condizione di riposo. Chi ha fatto un tracciato elettroencefalografico ricorderà come nei laboratori, negli ambulatori per l'elettroencefalografia, a un certo punto della registrazione l'operatore o comunque il medico invita il paziente a chiudere gli occhi e a collocarsi in un rilassamento psichico. E quando il paziente obbedisce a questo comando si ha appunto uno sviluppo di questo ritmo alfa che prontamente si desincronizza nuovamente in ritmo beta quando il paziente nuovamente riapre gli occhi. Ecco, questo passaggio fra beta e alfa avviene nei ragazzi, nei giovani veggenti di Medjugorje, in maniera sincrona con quello che è l'inizio della loro condizione statica, diciamo. E in maniera anche sincrona fra loro, mi sembra di avere visto che ci sono due tracciati simultanei tratti da Ivan Ivankovic, da Ivan Dragicevic e da Maria Pavlovic, in cui si vede che questa reazione è sincrona nei due ragazzi con un margine minimo che è dell'ordine dei 200 millisecondi. Questa cifra, cosa vorrebbe dire questo numero, cosa vorrebbe dire per uno che ascolta e che non è dentro la scienza? Questo numero indica fortemente come l'unica spiegazione a questo cambiamento neurofisiologico così repentino si può trovare nell'ingresso subitaneo nel loro campo percettivo di un oggetto esterno, che non è indubbiamente percepibile per gli astanti, per le altre persone, ma che per loro è quanto mai reale, e tale appunto da indurre un'alterazione della loro neurofisiologia in tempi talmente piccoli che coincidono sostanzialmente con i tempi materiali di trasmissione dell'impulso nervoso attraverso le vie afferenti, attraverso le sinapsi. 200 millisecondi siamo nei tempi fisiologici impiegati proprio dall'impulso percettivo a percorrere la via afferente dalla periferia, ossia dal recettore sensoriale, alla corteccia cerebrale. Non potrebbe essere, scusi la domanda, un fenomeno di autoinduzione? Questo potrebbe essere allora a determinare questa entrata uscita in estasi? Questo è formalmente escluso in virtù proprio di questi tempi così brevi, di questo sincronismo che in nessun modo può essere spiegato con un fenomeno quale quello da lei accennato. È noto infatti che l'induzione di uno stato ipnotico passa attraverso tempi che sono variabili da individuo a individuo, ma sicuramente non sono dell'ordine di questi tempi e soprattutto non prevedono un sincronismo tale come si verifica nei ragazzi di Medjugorje. Quindi, se ho ben capito, lei dice che in base a un'analisi scientifica dei tracciati neurologici dei tempi dovremmo optare per un fenomeno che veramente rende i soggetti passivi e non attivi? Certamente sì, certamente sì.
Anche perché c'è un altro dato assai importante che io ho colto leggendo la documentazione, quanto è stato pubblicato, del lavoro del professor Joyer e della sua equipe. E mi riferisco allo studio dei potenziali evocati, in particolare del potenziale evocato visivo. Leggo dalla relazione del professor Joyer che è stato usato come stimolo un flash di una luce e che è stato registrato poi a livello corticale di corteccia visiva primaria la risposta, la deflessione, vero, della corteccia. Una stimolazione sensoriale di questo tipo dovrebbe ordinariamente indurre necessariamente una vistosa desincronizzazione dei tracciati, ovvero delle onde molto frequenti e poco ampie, un ritmo beta ma anche un ritmo beta elevato, che dovrebbe poi diffondere a tutta la corteccia, cosa che non osserviamo nel caso citato. Rimane praticamente un ritmo alfa di veglia rilassata che ci dimostra proprio come questi ragazzi sono assolutamente recettivi durante questa loro esperienza e completamente rilassati in questa fruizione, in questa percezione di questo oggetto che si offre indubbiamente al loro campo sensoriale, e solo al loro campo sensoriale noi non possiamo percepire. Inoltre, sempre in merito all'ipnosi, per un'ulteriore precisazione circa un approfondimento alquanto recente, è importante ricordare che i medici Marco Marnielli e Giorgio Gagliardi, esperti rispettivamente di estasi ed ipnosi, tra l'altro, nel loro studio sulle apparizioni della Madonna da Lourdes a Medjugorje, esteso anche ad altre presunte apparizioni mariane, affermano che non hanno mai avuto dubbi sul fatto che estasi ed ipnosi siano degli stati psichici diversi. E ciò nella precisazione generale che l'ipnosi è uno stato di coscienza indifferenziata e fluttuante, mentre l'estasi è uno stato di coscienza stabile e discreto. Ed in base a questa precisazione hanno anche steso una tabella che specifica le caratteristiche differenziali fra transestatica e transipnotica, con colonne ben differenziate. Quindi andiamo a concludere con una visione positiva del fenomeno riguardo ai ragazzi, in modo indiscutibile, dal punto di vista scientifico. Dal nostro punto di vista questo è categorico, non c'è simulazione da parte dei ragazzi, non c'è fenomeno patologico durante l'estasi, non c'è neppure, direi, alcun segno di patologia o di caratteropatia all'infuori dell'estasi, e tutto, per quanto noi possiamo vedere, depone per la sincerità di questi ragazzi e depone per il verificarsi di un fenomeno quanto mai misterioso per noi che assistiamo. E è bene anche aggiungere che io ho potuto apprezzare, esaminando i lavori dei colleghi italiani, ho potuto apprezzare la meticolosità, l'attendibilità dei loro studi. Si sono recati lì, il fior fiore della neurofisiologia italiana, possiamo dire, sono nomi che sono molto conosciuti nel nostro campo, le apparecchiature erano sofisticate, le indagini sono state scrupolose e direi che sicuramente nulla è stato tralasciato sotto questo punto di vista, ma è auspicabile che qualche esame ancora si possa fare, se questo sarà possibile, ma già l'indagine così scrupolosa, così meticolosa, ci pone davanti sostanzialmente a un mistero, e anche noi dobbiamo fermarci e dire fino a qui noi possiamo arrivare, possiamo cercare di seguire quello che avviene, ma le risposte successive non sono più di nostra pertinenza, si dovrà rivolgersi al teologo oppure non comunque allo scienziato. Se come ultimo passo teorico per un ulteriore pronunciamento è qui invocato il giudizio competente del teologo, come dato di fatto ne è stata avanzata effettiva richiesta alla Chiesa, cui spetta l'ultima parola. Nel caso concreto di Medjugorje, la nostra associazione ha fatto ciò, cioè ha evidenziato che questi ragazzi sono assolutamente normali, che questi fatti non sono spiegabili dal punto di vista prettamente naturale, ed ecco che ha invitato la Chiesa a valutare, a fare le dovute valutazioni perché si possa eventualmente pronunciare. Il 7 maggio 1985, durante l'ultima apparizione quotidiana della Madonna ad Ivanka, questa, tra le altre precisazioni,
ha ricevuto dalla Vergine la promessa che le sarebbe comunque apparsa ogni anno il 25 giugno, e ciò a cominciare dal seguente anno 1986. Nell'ottobre 1987, data della nostra intervista all'abbé René Laurentin, dovrebbero quindi essere state due le apparizioni particolari della Madonna ad Ivanka. Quante queste apparizioni sono state e qual è stato il suo stato d'animo? Ah sì, le apparizioni d'anniversario, non come Mirjana il suo anniversario personale, il birthday, ma l'anniversario della prima apparizione. Sono stato ai due, la prima era da Ivanka e io ero un po' ansioso, mi dicevo, ma avrà l'apparizione, non l'ha avuto durante 14 mesi, l'avrà stavolta, ma visibilmente Ivanka non era ansiosa, aveva confidenza nell'apparizione e è venuta bene. E l'altra volta era di fronte alla chiesa, nella casa del suo fratello del fratello, e anche l'ha avuto molto semplicemente, era tra i due, era sposata, si vedeva che aspettava già il bambino che avrà questi giorni, e penso che alla prossima apparizione avrà il bambino nelle braccia, non so. E apparizioni molto pure, molto semplici, con messaggio molto breve, che la Vergine chiedeva molte preghiere per il mondo che ne ha molto bisogno, che corre tanti rischi adesso. Ma come qualità, lei pensa veramente che siano state positive come le altre queste? Sì, esattamente lo stesso, era sola, non con gli altri, ma esattamente lo stesso. Le apparizioni annuali d'anniversario del 25 giugno erano state preannunciate pubblicamente e pubblicamente si sono verificate. E tutto fa pensare che continueranno ad avvenire regolarmente ad ogni 25 giugno. Ivanka ora è sposata e conduce una vita modesta, discreta, di attività domestica e di lavoro al bar come aiuto del marito. Il fatto di essere una ragazza sposata pone però una possibile obiezione. Ciò non è in contrasto con quella vita che ci si può attendere da una veggente? Anche tutt'altro negativo, perché quando guardiamo una cosa positiva è una cosa che fa ognuno di noi. Non lo so, che non a scegliere un'altra via, a scegliere quella di famiglia, perché anche questo è un sacramento. E lei ha scelto famiglia e sposata. È più semplice o più difficile rispetto a coloro che invece non si sono sposati, insomma? Non lo so, quando guardiamo famiglia di Gesù e quando guardiamo anche un'altra famiglia, sicuro sono tanta differenza. Sono sicura come Ivanka con la sua famiglia vuole fare così, vuole dare esempio per altre famiglie. La risposta di Maria alle perplessità per il matrimonio di Ivanka sul ruolo costruttivo che la veggente Ivanka intende svolgere come sposa di fronte al mondo, data la grande crisi in cui oggi sono coinvolti i matrimoni, è convincente spiegazione chiarificatrice. Inoltre, circa l'eventuale o non eventuale matrimonio di Ivanka, vi è un'interessante precisazione. 14 mesi Ivanka non ha visto e dopo così 14 mesi ha avuto la prima apparizione d'anniversario, ero presente, e ha durato 14 minuti come i mesi di interruzione, e penso che, non me l'ha detto Ivanka, che è molto segreta, ma ho creduto capire che fu per Ivanka il fine di una interrogazione, perché quella bella ragazza di 15 anni era già fidanzata in 1981 al comincio delle apparizioni, aveva
scelto l'uomo della sua vita e non ha mai cambiato. Il problema per ella se mi si sposo con Elio o se faccio altra scelta di vita religiosa, e l'ha lasciato aperto, grande merito, durante 5 anni, e qualche volta con il fidanzato si sono separati, non vedersi durante 3 settimane, 4 settimane, e al fine era sempre lo stesso amore, lo stesso progetto di vita. Allora sì, penso che la decisione si è fatta così, e si sono sposati in dicembre seguente. Le parole di uno studioso e attento osservatore come René Laurentin contribuiscono a delineare in una dimensione di maggiore profondità la purezza della personalità della veggente. E Miriam? Eccola disponibile verso la gente che la cerca a casa della nonna, nonostante questa, per la quale Miriam nutre grande affetto, sia moribonda. È pronta nel contempo a difendere la sua discrezione per l'umiltà dovuta alla sua fede. Poi, il giorno dopo, deceduta la nonna, un profondo abbattimento morale. Ma come, viene da chiederci, può essere così addolorata per una morte una persona che non solo crede, ma che sa che la morte è un passaggio e per di più ad un mondo altro, di vita e di gioia eterna? Apriamo il Vangelo. Gesù risuscita Lazzaro e prima di risuscitarlo, benché sapesse che lo avrebbe fatto risorgere di lì a poco, nel Vangelo si legge: Gesù pianse, ed i giudei esclamarono: guarda come l'amava. Sono quindi lacrime d'amore, come, a chi se ne meravigliava, precisò anche Padre Pio per le sue lacrime che copiosamente spargeva sulla madre morta. Visca è un caso molto più complesso, è un equilibrio delle profondezze, perché ha dato la sua vita, ha offerto la sua vita con la croce di Cristo, per soffrire nella battaglia di Satana contro Medjugorje, si è offerto totalmente, fu presa la parola e soffre molto, ma non lo manifesta, se la vedo sempre sorridente. E penso che il grande equilibrio delle più grandi profondezze umane possibili. Senta, lei è come salute, come sta adesso? Bene, bene. Se lei fosse malata, chiederebbe di guarire? No. Lei offrirebbe la sofferenza per il mondo? La risposta non risposta di Visca implica un autentico senso del Vangelo. Dopo dico. Ma la Madonna com'è? La Madonna. Ma nasce di si uhajno bio li veo che una zvezda. Oči plave, kosa crna, jagodice rumene i ovako liko lebdi u zraku nestaje na zemlji. Ja kažem sve to. Allora. Gizatno još javi se. E sopra le terra, alzata circa 30 cm, ha un vestito grigio, un mantello bianco, i capelli neri, e ha gli occhi azzurri, è molto bella. L'attenta partecipazione di Visca resa dalla sua mimica alla traduzione delle sue parole fa presupporre una convinta verità vissuta. Ciò che si può ripetere osservando l'espressione di Ivan in un altro momento di dialogo sulla Madonna. Comunque d'aspetto è bella, vero? Bellissima, questo non si può anche dire com'è bella. Com'è bella? Sì. È molto bella, insomma. Vedeva com'è. Comunque, se può dirmi, è bionda di capelli o è pura e scura di capelli? I capelli li ha neri, gli occhi azzurri, ha un abito grigio e il velo bianco. Non possiamo descriverla diversamente, ma in realtà i colori sono diversi. Per esempio, noi diciamo grigio e sarà pressappoco grigio.
Noi diciamo che il velo è bianco, cioè che in qualche modo si avvicina alla bianchezza. Le analitiche puntualizzazioni di Maria ingenerano l'impressione di un effettivo suo incontro con una realtà esteriore. E la voce, com'è la voce? È difficile dire. Lei parla a noi come se cantasse. Questa è una gioia. È difficile dirlo, è come se cantasse. Alle diverse domande, poste in tempi e luoghi differenti, corrispondono identiche risposte. Pregando all'altare dopo l'apparizione, alle volte i veggenti hanno sbagliato l'ordine abitudinario delle preghiere. Questo non è mai successo quando i veggenti pregavano e pregano durante l'apparizione della Madonna. Слава Отцу и Сыну и Духу Святу, как убияше на початку, так и сада и вата век веков. Mai uno sbaglio è stato commesso continuando a recitare quelle preghiere che la Madonna inizierebbe per prima. E c'è anche un altro dato estremamente interessante, rilevato sempre dall'equipe dei colleghi italiani, che è il dato dell'elettroaculogramma. Sono stati registrati con questo sofisticato apparecchio i movimenti dei globi oculari, i movimenti oculari coniugati di Maria e Ivan, e questi movimenti sono stati registrati su un apposito tracciato, il quale dimostra come questi movimenti cessano istantaneamente in modo sincrono all'inizio del fenomeno estatico, per riprendere poi in modo altrettanto sincrono al termine del fenomeno estatico, con una coincidenza temporale anche questa dell'ordine dei 200-250 millisecondi. Evidentemente ogni altra spiegazione che non sia quella di un oggetto esterno per loro quanto mai reale e percepibile, ogni altra ipotesi è assolutamente da scartarsi. Ma anche con la sola osservazione sperimentale, con il mezzo dell'attenzione, è possibile convenire che i veggenti vivano una realtà oggettiva? Слава Отцу и Сыну и Духу Святому, как убияше на початку, так и сада и воза век веков. Questo ogni giorno, da anni.